Ho conseguito la prima laurea nel 2013, poi sentivo il desiderio di continuare a studiare e riprendere gli studi all'Università di Palermo. Allora c'era il numero chiuso in scienze politiche e relazioni internazionali. Non pensavo di riuscire a superare questo test, ci sono riuscito una volta che ho iniziato l'elezione, è stato un percorso tranquillo, regolare, appassionante, che mi spingeva sempre di più a interessarmi dello studio di questa materia. 105 Il mio sogno era quello di riuscire a laurearmi, diciamo, 10-12 anni fa. Sono riuscito nel mio progetto abbastanza soddisfacente, tranquillo, gratificante, perché mi ha permesso di realizzare un sogno che accarezzavo fin da quando ero bambino. Quando sono arrivato il primo giorno all'università, in Viale delle Scienze, e ricordo benissimo l'aula 1, edificio 19, appena sono entrato mi sembrava di essere un marziano io, perché c'erano un mucchio di ragazzi, cioè 150 ragazze erano sedute persino nei gradini, perché le sedie erano tutte occupate. Alla prima impressione che hanno avuto i ragazzi e le ragazze presenti in quell'aula fu di pensare che io fossi il professore. Quando disse che ero uno studente come loro, mi hanno accolto, diciamo, con molto affetto, con molta sincerità e con molto, diciamo, in una maniera inaspettata. La pandemia ha impedito di frequentare direttamente le lezioni in aula, cosa che a me piacerebbe molto di più, perché c'è il rapporto umano, c'è il rapporto, conosci il professore, conosci il docente, conosci i ragazzi che ti circondano e che ti sono di conforto, anche di conforto e anche di aiuto, diciamo. Mentre invece con l'online la cosa è un pochettino differente, è un po' più complicata. A 89 anni viaggiare da Terrasina a Palermo con la macchina da solo non è consigliabile, ma io ci sto facendo un pensierino perché mi piace lo studio, mi piace stare, vivere nella società, mi piace passare il tempo piacevole secondo le mie aspettative.